un saluto da matti, fregato. Cioè, sapete che vuol dire che sono la persona più stupida del mondo? Io sono la persona più stupida. No, ragazzi, vi giuro, mi sento troppo male, ve lo giuro. È successa una cosa che non auguro a nessuno YouTuber barra gente che fa video o foto. Non ve lo augurerei mai, neanche al mio peggior nemico. Ragazzi, mi sta venendo da piangere. Ho appena fatto un gran casino, forse un po' troppo grande di quanto voi possiate immaginare. Stavo registrando un video per Ninna e Matti, infatti ho la stessa felpa e ho le prove, adesso vi faccio vedere tutto quello che è successo e puff, ad un tratto la mia fotocamera, anzi la fotocamera che utilizziamo per i video di Ninna e Matti, la fotocamera principale che abbiamo pagato tanto. Troppo, cioè, nel senso, il corpo di base costa tantissimo e poi noi ci abbiamo messo anche sopra l'obiettivo, quello aggiuntivo, quello grosso, figo per fare i video di alta qualità. E cosa ho fatto io giustamente durante il video? L'ho fatto cadere. L'ho fatto cadere. L'ho fatto cadere ed è caduta dalla parte dell'obiettivo. Vorrei una musica triste in questo momento. Musica triste per due motivi principali. Uno, perché ora devo subito ricomprare l'obiettivo, perché in realtà la fotocamera funziona, infatti i video li vedrete comunque di una qualità altissima, ma non ci sarà lo stesso obiettivo super mega zoomato, grandangolare. La qualità la vedrete comunque. Il problema è che devo riordinare l'obiettivo, ma il secondo problema sapete qual è? È che Ninna non lo sa ancora. Io non so come dirglielo. Stavo registrando un video che probabilmente avrete già visto sul canale, che riguarda questa scatola con la copertina di Willy e appunto Willy, che adesso non lo vedete ma sta lì dietro al giubbotto. Non vi dico di cosa parla il video perché sicuramente l'avrete già visto perché l'abbiamo pubblicato ieri. Il problema è che durante quel video è successa una cosa molto molto triste e che io non riesco ancora a spiegarmi perché praticamente ho appoggiato la fotocamera esattamente sul tavolo, qui. Io non so per quale magia, stregoneria, qualcuno che non mi vuole bene, probabilmente Willy che si era arrabbiato con me, non è stato lui, non è colpa sua, sto scherzando ovviamente, non so per quale magia astrale, la fotocamera ha deciso di muoversi da sola, fare tipo dei passetti, per colpa del treppiedi sicuramente che è stato messo male dal sottoscritto, e la fotocamera ha fatto così. Sono sicuro che molti di voi penseranno che io stia scherzando, che sia uno solito scherzo di Ninna e Matti, no? C'è solo un piccolo particolare, che in questo momento vi sto per vedere che in realtà la fotocamera è caduta mentre io stavo registrando un video. Quindi cosa è successo? Che durante il video di Willy la fotocamera è caduta e io ho ripreso tutto. Anche il punto in cui dico, non mi ricordo cosa dico, provo a mettere a fuoco e l'obiettivo era partito e non mi mette più a fuoco, ovviamente. Via la clip. Allora, Willino mio, mettiamoci in gioco. Lo senti, sì? Che bello torino. Guarda, guarda. Ehi, ce l'ho in mano. Sì che ti piace. Vieni. Guarda, te lo metto. Porca miseria. Oh oh. No, eh. No, eh. Avete visto bene ed è per questo che a malapena riesco a parlare perché non dico che sono proprio, come si dice, scandalizzato da questa cosa perché può succedere ovviamente, ma io ho paura di un'altra cosa, cioè quella che adesso io glielo devo dire a Ninna, io non so come fare, ve lo giuro, raga, mi viene da piangere. Ma questa adesso mi caccia di casa, questa mi caccia di casa, ve lo giuro, ne sono sicuro, E poi tra l'altro la fotocamera è qui, cioè sembra tutto a posto. Non c'è niente di rotto, nel senso l'obiettivo è messo bene, cioè non è tipo c'è la frattura sull'obiettivo o cose del genere, non è spaccato. Il problema è che il tasto della messa a fuoco non va più a fuoco. Ovviamente noi abbiamo telefono, fotocamera, un altro obiettivo, quindi diciamo che il problema non c'è. Però il problema è un altro, il problema è che l'obiettivo che si è rotto, infatti voi secondo me non noterete nemmeno la differenza in questo video perché tanto non sto facendo tipo grandangolari o zoom perché non li posso più fare fino a quando non ho quell'obiettivo. Il problema è che quello era l'obiettivo che costava di più, per farvi capire 800 euro.
Più corpo macchina che costa più dell'obiettivo. E vi ho detto tutto. Penso però sia arrivato il momento di chiamare qualcuno e dirgli la verità, anche perché Nina in questo momento mi sta aspettando di là perché stavo registrando appunto il video segreto di Willy, che appunto avete già visto, e Nina non può saperlo, quindi l'ho chiusa in camera. Il fatto è che adesso lei aspetterà lì all'infinito, sta già aspettando per troppo tempo e io gli devo dire sta cosa. Ninna, abbiamo un problema particolarmente grande. Che vuol dire? Che io stavo registrando il video, no? Quello segreto. E mentre appunto registravo il video, la fotocamera è caduta di nuovo, come l'altra volta, ma stavolta è caduta con più di una semplice caduta. E quindi diciamo che si è rotto tutto e non mette più a fuoco. Io non so come dirtelo e parlo con sta voce perché non voglio che tu mi picchi. Io ti sto per picchiare invece, quindi levati. Ma poi perché stai registrando quello? Dov'è? Dai, è uno scherzo. Una fotocamera nella libreria? No. Dov'è? Ninna, son serio. Non è uno scherzo. Mi è caduta davvero la fotocamera. Non si è rotta. Ma anche se non si è rotta non funziona perché non può mettere a fuoco, quindi si vede tutto sfocato. Ma mi credi che son serio e voglio soltanto mostrare sta cosa oppure no? Nel frigo? Oddio, Ninna. Sto registrando solo per... La fai finita? Cioè, quindi tu mi vuoi dire che hai rotto la fotocamera che abbiamo pagato? Sì, ma te ancora non mi credi? No, ti credo! Aspetta, guarda che ti faccio vedere. Quello che ti sto mettendo io in questo momento è il video di Willy che abbiamo... Non ha buttato giù la fotocamera. Non ha buttato giù la fotocamera. Il video in cui era protagonista Willy e che la gente ha già visto sul canale perché è già uscito, in cui mi cade la fotocamera in diretta perché stavo registrando un video. Ma pure tu, scusa, l'hai messa al bordo? Non l'ho messa al bordo, hai visto? Si è tipo mossa da solo, non ho capito cosa se fa. La metti al bordo scivola. È logico questo. Come facciamo ora? Io ho provato a mettere a fuoco. Non è un tu come ancora facciamo. Ma il problema è che no! Tu ancora non mi credi. Ma ti credo, però non è un come facciamo. Ora tu esci, vai dal meccanico delle fotocamere e la ripari. Vabbè, dai, oh, pensavo peggio in realtà. E in più voglio danni psicologici. Sì, danni psicologici. Perché mi hai fatto bene. Cioè, raga, vi rendete conto che questa è contenta? Io ho paura di dirtelo, per questo che ho registrato, in modo che se tipo mi menavi potevo denunciarti. No, no, infatti io sono intelligente. Tu ora spegni la fotocamera e io ti picchio, perché non è la prima volta che succede. È la seconda, ragazzi, tu cos'hai? Non Le è... mani di burro? Ma non avevo nemmeno il burro a casa. Non è colpa mia, è ogni volta che l'appoggio che cade, no? Quando la tengo... Ah, non è colpa tua, a me non è mai capitato. Sei sicura? Sicurissima. Io non so cosa devo fare ora, Nina. Sai che quelle cose non si aggiustano, ma no, soprattutto no, non si comprano ora, nemmeno vai nei negozi. Amazon, su Amazon, un'altra. Così impari. Quel video, capite, ragazzi? Lui fa i video sulle disgrazie. Non l'ho fatto apposta. È no, il video che stai facendo. Ah, vabbè, quello si sa che ormai su Nina e Matti ci teniamo sempre a mettere tutte le cose che succedono nella nostra vita belle. Tipo Capodanno. Esatto, o anche quello dell'ospedale. Ma anche brutte, tipo questo. Ne è valsa la pena, però. Cioè, vabbè. Cosa ne è valsa la pena? Sai che... La cadere, l'hai fatta apposta. No, l'hai no, fatta apposta. No, aspetta. L'ha fatta apposta. Non l'ho fatto! Tu l'hai fatto apposta per farci un video! Ma hai visto il video che dico porca miseria, non mi mette più a fuoco? Posso beh, farlo? Perché non pensavi fosse così grave alla fine? No, no, non l'ho fatto io! Va, nel senso l'ho fatto io, ma non l'ho fatto per un altro video. L'ho fatto perché non butto via 1.000 euro per una cosa del genere. Sì, mille è solo l'obiettivo. Lo so. Cosa dobbiamo fare? Tu ora vai su Amazon e la ricompri. Ci sarà un modo per aggiustarla? Sì, aspetta, arrivi un attimo, arrivo. Cosa?
non c'è. Ma guarda un po'. Chi non c'è, scusa? No, non c'è il modo per aggiustarla. Dalle devi comprare. E poi non capisco come sia possibile una cosa del genere. Cioè, l'obiettivo non è rotto, non è spaccato, lo vedi? Solo che premo il tasto e si vede tutto sfocato, come nella registrazione. E poi, la registrazione non l'ho fatta per far cadere la fotocamera e quindi far vedere tutto. L'ho fatta perché stavo facendo un altro video. Il video di Willy. Sento odore di falsacchiotto. Ma mi stai prendendo in giro, spero, sì. Beh, sentite, raga, io spero che questo video vi faccia stare ora attenti alle vostre fotocamere. Che dove vado, secondo te? No, ma mi sta a far arrabbiare davvero, eh? Cioè, questa cosa. Faccio una cosa, cioè, Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Se scorrete un po', ci sono le felpe di Nino e Matti. Seguiteci su Instagram, Nino e Matti, ciao.